Ok, raga, eccomi con... No, non mi freghi questa volta. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Vali Makeup Lover, e qui sul mio canale YouTube parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi, raga, andremo a vedere come realizzare questa base super luminosa e con pochissimi prodotti, adattissima a questo periodo super caldo che purtroppo mi sta colpendo duramente. Ovviamente, raga, piccola premessa, non sono una makeup artist, non ho fatto nessun corso, quindi io vi faccio vedere questa base secondo quelli che sono i miei standard di come mi trucco, quindi non c'è nessuna regola. Ripeto, non sono una makeup artist, quindi vi sto solo consigliando un modo veloce per fare un make up appunto veloce. Magari la mia tecnica potrà non essere quella corretta, però raga, volevo condividere con voi questo metodo che utilizzo. Nel video ho voluto anche testare alcuni prodotti che ho trovato in questa mystery box di Eufydra. È una mystery box che trovate in farmacia al costo di 13,90 euro. E all'interno sono contenuti quattro prodotti. Se vi fa piacere, raga, passare qualche minuto in spensieratezza e allegria, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma come sempre, raga, ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Ok, raga, eccomi struccata, iniziamo subito. Come vi ho detto all'inizio, questo video avrà un focus sulla base, perché voglio farvi vedere quello che faccio io in questa stagione molto calda. Fate conto che qua in Sardegna siamo già quasi a 30 gradi, se non li abbiamo superati, cioè veramente molto caldo. E ultimamente, quando mi voglio truccare, non utilizzo fondotinta, vado a lavorare con correttori e polveri, e gli occhi solitamente li lascio, diciamo, semplici, senza nulla, o al massimo vado con un ombretto luminoso. Quindi iniziamo subito dalla base, raga. Ho davvero pochi prodotti qua sul tavolo perché è un make-up, come vi ho detto, in 5 minuti. Ovviamente il video durerà di più perché vi spiegherò i passaggi, però non appena lo farete voi a casa vedrete che è veramente semplice e veloce. Avete bisogno solo di pochi prodotti. Inizio prendendo un correttore abbastanza luminoso, ma che si avvicini tanto al mio tono di pelle. In questo caso vado ad utilizzare il Long Stay Concealer di Astra. Io lo utilizzo, raga, nella colorazione 01. Al momento, come vedete, sono ancora bianchissima, non sto andando al mare, quindi è perfetto. Applico il correttore in tutte quelle zone che voglio illuminare e correggere. Allora, posiziono il correttore già in questa zona perché comunque io ho delle discromie in questa parte. E lo stendo come se stessi facendo la base classica, però in questo caso non ho il fondotinta. Non ho particolari discromie in questa zona, ho giusto qualche macchietta, ma come vedrete poi andando con il contour, la powder e quant'altro andranno a sparire. Posiziono il correttore ovviamente nelle occhiaie, abbondo un po' perché comunque scenderò un po' fino a giù. Poco sulla fronte. Con la nostra Beauty Blender andiamo a stendere il tutto. Ovviamente sarà una base, raga, leggerissima. Se avete delle occhiaie particolarmente scure, andate prima con un correttore aranciato. Insisto magari nelle zone un pochino più problematiche, magari un brufoletti, qualcosa che volete nascondere. Non metto volontariamente il correttore sulla palpebra perché ho notato comunque che se anche andassi a mettere un ombretto luminoso, comunque col correttore non andrebbe a durarmi. Lo porto anche un po' qua all'interno per dare più luminosità. Come vedete, raga, abbiamo solo applicato il correttore ed il viso è già più fresco e già più sveglio, perché ovviamente andando a neutralizzare le discromie, un po' le occhiaie, abbiamo proprio quello sguardo come se fossimo, avessimo riposato tanto. Ovviamente, raga, ora andremo a fissare tutto, perché con questo caldo non resisterebbe affatto. Voglio utilizzare la powder di Huda Beauty,
La colorazione che sto utilizzando è la banana bread, è una cipria molto sottile, io la trovo sottile, ha una buonissima profumazione e l'ho utilizzata anche l'altro giorno quando sono andata a pranzo fuori e raga il correttore non si è spostato di un millimetro. Andiamo a tamponarla, ovviamente non eccessivamente per non fare effetto mascherone, sulle zone dove abbiamo applicato il correttore. Non va ad enfatizzare la texture della pelle, è una cosa che mi ha sorpresa tantissimo. L'unica cosa, se non vi piace il profumo, raga, è bello persistente in questo caso. Il contorno occhi. E con la restante powder che abbiamo nel pennello andiamo leggermente a spolverarla nelle altre zone, giusto per dare omogeneità a tutto il viso. Per facilitarci le cose utilizzerò questa palette di Astra, che è un quad, e come vedete abbiamo tutte le polveri. Ovviamente raga, la powder l'ho mangiata, e abbiamo contour, blush è illuminante. Questa palette è molto carina perché i colori rimangono, come vi posso dire, semi satinati e ci danno una bella luminosità al viso. Prendo un pennello ampio e inizio con il contour. Uso un pennello ampio di modo che vada bene a fondersi nella pelle e ci dona quell'effetto, diciamo, semi naturale, come se non avessimo applicato nulla. In questo modo. Ovviamente raga, siete liberi di farlo più o meno marcato il contour, questo sta al vostro gusto. Ovviamente sulla fronte per andare a scaldare il tutto. Guardate, comunque già con pochi prodotti come l'aspetto del viso sta cambiando. Con il pennello ampio vado anche sul naso, abbronziamolo un po' questo naso. Guardate, comunque con già pochi prodotti, bronzer, contour e quant'altro, come è già tutto più luminoso. Questa palettina merita davvero tanto. Con lo stesso pennello prelevo il blush, comunque colora abbastanza, e lo applichiamo. Bello accesino. Non abbiate paura di applicare blush sul naso. Questo effetto semi abbronzato. Questo pennello, diciamo mezzo triangolare, mi piace molto per l'applicazione di questi prodotti perché va bene a seguire diciamo le zone esposte del viso. Magari un giorno facciamo il video mi trucco in 5 minuti con la challenge proprio. Voglio che sia bello luminoso, e ovviamente raga avremo pochi prodotti e il focus sarà proprio sulla base. Step importante: dopo che abbiamo applicato le polveri e tutto quanto, andare a fissare il tutto. Io utilizzerò questo fissante di Make Up Revolution, di modo che il make up, oltre che con le polveri che abbiamo utilizzato, andrà fissato e reggerà comunque a queste temperature. Ora step illuminante, lo prendo sempre dalla palettina di Astra, che è molto molto grazioso, molto delicato, e lo applichiamo. Già comunque il blush luminoso ci dà quella luminosità che è molto molto carina in questo periodo. Se siete abbronzati ancora meglio raga. Metto un po' anche qui. Vado ora a mettere un primer occhi raga. Io utilizzerò questo di Essence, che come sapete mi piace molto. Qualsiasi cosa vada a mettere, che sia eyeliner, che sia ombretto, è sempre meglio mettere un po' di primer e anche magari settarlo semplicemente con la cipria, perché purtroppo raga davvero mi si crea quell'aspetto antiestetico oleoso sulla palpebra ed è micidiale. Vado a settarlo con la cipria che abbiamo nella palette di Astra. Per essere sicuri, non si è mai troppo sicuri con la palpebra oleosa, raga. Se avete qualche minutino, raga, se siete veloci nel fare la base, vi consiglio di dare un po' di intensità agli occhi utilizzando sempre il quad. Andrò a prendere la terra e la metterò come colore, diciamo, di transizione, chiamiamolo così, giusto per dare un po' d'ombra agli occhi.
un po' di tridimensionalità, andiamo a creare una sorta di V. Volendo potreste anche utilizzare, se vi piace, il rosa del blush, però io sono, come sapete, più per i nude e per i look molto classici per tutti i giorni. Al massimo potrei utilizzare delle matite per creare dei giochi di colori, però in questo momento stiamo facendo un trucco proprio velocissimo. Potreste anche decidere di utilizzare questo colore su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Con lo stesso pennello vado a prendere l'illuminante e lo utilizzo su tutta la palpebra mobile. Quindi raga, anche con pochi pennelli, anche con le dita volendo, andiamo a creare il nostro look velocissimo per tutti i giorni. Utilizzo sempre lo stesso pennello di modo che si amalgamano i colori. Poi ovviamente, raga, a vostro gusto, se avete una palette in cui l'illuminante magari è sul bronzo, sapete, quelle palette tipo la palette di Smashbox, dove avete due illuminanti, potete anche giocare con gli illuminanti volendo. Vado anche qui sotto l'arcata sopraccigliare. Setto le sopracciglia con un gel per sopracciglia. Oggi utilizziamo questo di NYX che è in colore, giusto per ordinarle. Poi raga, vedete voi se vi piacciono le sobrows o se utilizzate la matita. Questo ovviamente sta a voi. Essendo un make up molto veloce, comunque consiglio di utilizzare dei gel perché sono la soluzione più rapida. Andate a metterli, le sopracciglia si fissano e rimangono ferme lì. Ovviamente, raga, con temperature alte utilizzate dei gel per sopracciglia che sapete durano anche con le alte temperature, che non si sciolgano. Pieghiamo le ciglia e mettiamo il mascara. Qui siete liberi di fare una bella riga di eyeliner se vi piace. Di andare a giocare con delle matite colorate, li sta a voi, raga, alla fine. Non vi ho fatto vedere, sto utilizzando il Lash Princess di Essence, quello verde. Appena aperto, diciamo che non mi soddisfava abbastanza. Invece devo dire che dopo una settimana la formula si è un po' rappresa e mi piace tanto. Non preoccupatevi, come sempre, se vi sporcate, tanto poi andremo con uno scovolino pulito a togliere il tutto. Ok raga, direi che abbiamo terminato, ovviamente mancano le labbra, e vorrei provare con voi a questo punto la mystery box di cui vi ho parlato a inizio video, che è questa, raga. Allora, è una box che ho acquistato in farmacia. A me queste cose poi mi incuriosiscono tantissimo. Ovviamente raga, ho già guardato cosa ci fosse all'interno. Abbiamo tutta la sua scatolina impacchettata per bene. All'interno ho trovato una pochette che può sempre essere utile, raga, quando partiamo, per mettere delle cose di make up molto carina. Una matita occhi color burro, oltretutto waterproof. E poi due rossetti che buttiamo in terra così, che mi incuriosiscono. Uno è questo effetto shine, vi faccio vedere poi all'interno. E uno è questo effetto matte. Iniziamo con quello matte, così li utilizziamo. Non hanno una profumazione troppo persistente. Comunque questo è quello matte, abbastanza scuro, molto carino questo secondo me. Per un aperitivo, per una serata. Ovviamente raga, sono rossetti cremosi. E poi abbiamo quello effetto shine, che è un bellissimo rosso, sperando che mi stia bene, perché purtroppo non tutti i rossi, raga, mi donano. Allora direi innanzitutto di andare a mettere all'interno dell'occhio la nostra matita waterproof. Vediamo quanto è scrivente. Probabilmente con un look un pochino più scuro avrebbe risaltato sicuramente di più. Questa è la matita color burro, molto molto carina, con look, ripeto, un po' più scuri o un po' più accesi. Secondo me la differenza la notate di più. Adesso andiamo a fare gli swatches sulle labbra dei rossetti. Direi di iniziare con quello più scuro, perché poi penso che terrò addosso, se mi sta bene, il rosso fuoco. Pulisco le labbra dal burro cacao, perché ogni volta applico un burro cacao sulle labbra. È abbastanza cremoso e scrive subito.
Quindi questo è quello effetto matte. Penso che tra poco poi vada ad asciugarsi e sarà completamente matte. Che dite? E ora applichiamo il rosso Shine. Anche questo è molto molto cremoso. Sì, effettivamente è molto più luminoso. Ok raga, eccomi con il look terminato. Come avete visto è un look super veloce con pochissimi prodotti. Alla fine se avete un quad di contour, highlight, blush di qualsiasi tipo, secondo me riuscite a fare un make-up molto fresco, molto veloce che vi prende poco tempo ma vi lascia in ordine. Come vedete la base viso alla fine è uniforme, ovviamente raga non è una full coverage, quello magari lo potete decidere voi anche a seconda del correttore che utilizzate. Io trovo che utilizzare dei correttori leggeri che hanno una texture non troppo spessa vi aiuti anche. Magari se non adorate avere dei prodotti sopra un po' pesanti che con il caldo si accentuano ovviamente ancora di più. Raga, anche questo video volge al termine. Ricordatevi come sempre, se volete supportarmi, il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video. Raga, per oggi è tutto. Io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!